C'è forte preoccupazione a Niscemi sulla paventata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco e dei reparti di chirurgia e medicina. Numerose associazioni del territorio, tra cui l'anti-racket Burgio, hanno scritto una lettera alle autorità istituzionali. Primo destinatario il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Dalle ultime notizie raccolte, purtroppo, la situazione non è delle migliori. Non ci sono rassicurazioni, tutt'altro. Le associazioni chiedono chiarezze e garanzie sulla sorte della struttura ospedaliera di Niscemi. Scemi Italia la Sanità dicono non possono colpire la comunità di Niscemi e l'assistenza sanitaria in maniera indiscriminata, privando una comunità del diritto alla salute. È auspicabile invece che il diritto alla salute venga garantito migliorando e potenziando servizi sanitari ed assistenziali già presenti. Se si chiudessero i reparti del nosocomio, Niscemi subirebbe l'ennesimo oltraggio anche in considerazione delle evidenti ed oggettive difficoltà. Il comune di Niscemi è inserito nell'elenco delle località dichiarate sismiche del suo territorio è indicato come appartenente alla zona 2 alla quale corrisponde un'accelerazione sismica massima orizzontale. Niscemi è un territorio ad elevato rischio idrogeologico. Tutta la cintura periferica che da sud va verso nord passando per il versante ovest presenta diverse aree classificate ad elevato rischio dove insistono numerose strade di collegamento. Lo stesso comune ha una popolazione di circa 28.000 abitanti, dove giornalmente si verificano numerose emergenze sanitarie di varia gravità che se non trattate con tempestività possono portare a conseguenze tragiche. Niscemi inoltre è riconosciuto ed inserito nell'area ad elevato rischio inquinamento ambientale per la vicinanza dello stabilimento di Gela e ad elevato rischio di propagazione di onde elettromagnetiche per l'impianto delle antenne MUOS. La carenza di un presidio territoriale dotato di autonomo pronto soccorso indurrebbe la popolazione a rivolgersi ad altri presidi ospedalieri e quindi a raggiungere quelli vicini a origine. Gela, Caltagirone e Vittoria che distano non meno di 20-35 km e che comunque non sono raggiungibili se non dopo 30-40 minuti per le pessime condizioni di viabilità e per la loro ubicazione nel centro edificato. Inoltre i pronto soccorso di Gela, Caltagirone e Vittoria sono già al limite del collasso funzionale, tanto da non riuscire a soddisfare la domanda di salute pubblica locale. Le associazioni invocano un immediato intervento del governatore Rosario Crocetta e della giunta regionale, un intervento deciso ed immediato delle autorità a tutti i livelli istituzionali ed ognuno per le proprie competenze affinché sia garantito il diritto alla salute e pertanto nella rielaborazione del piano sanitario si tengano conto delle criticità.